Sono 279 i casi Covid in provincia di Salerno, 39 dei quali in città. Il coronavirus continua a circolare. Intanto l'ASL di Salerno ha fatto sapere, prima in Campania insieme a Caserta, che da subito sono ripartite le iniezioni del vaccino AstraZeneca al personale docente e alle forze dell'ordine dopo il via libera dell'EMA. Il giudice di pace ha invece accolto il ricorso presentato da un operatore sanitario di Scafati, autista di ambulanze durante l'emergenza Covid. L'uomo, alla guida del mezzo di soccorso, aveva racimolato 80 multe per infrazione al codice della strada per un totale di oltre 7.000 euro. Una vera e propria beffa fino alla sentenza del giudice. Quando il nostro assistito ci ha raccontato la sua storia, con l'avvocato Giuseppina Marchesano abbiamo immediatamente capito che c'erano tutti i presupposti per proporre un ricorso innanzi al giudice di pace. Il comune ad ogni modo si è costituito in giudizio per chiedere il pagamento integrale di tutte le multe, ma alla fine il giudice ci ha dato ragione accogliendo le nostre richieste e condividendo le nostre motivazioni, optando per una soluzione che prevede il pagamento di una sola sanzione amministrativa, delle sole spese di notifica per tutte le altre e compensando anche le spese legali così come da noi richiesto. Intanto altri comuni varano la linea dura. A Cava dei Tirreni il sindaco Vincenzo Serballi ha firmato un'ordinanza restrittiva che prevede la chiusura dei negozi alle 19. Nella cittadina metelliana scatta dunque il lockdown locale dopo l'escalation di contagi degli ultimi giorni.